Tanta gente in piazza Rivarolo per la presentazione ufficiale della tappa del Giro d'Italia del prossimo 22 maggio. Dopo il primo assaggio per stampa e associazioni di martedì scorso in sala consigliare, la kermesse del 26 marzo ha invece portato il trofeo senza fine, ovvero la coppa che sarà assegnata al vincitore in mezzo alla gente. Molti gli appassionati, curiosi di ogni età, come i rappresentanti delle istituzioni presenti, e diversi sono stati gli interventi sul palco, che è stato appositamente predisposto nell'occasione in piazza Garibaldi. Presentata da Vladimir Fiuminato alla presenza di giovani campioni e vere e proprie glorie del ciclismo nazionale, la serata ha così permesso di compiere un ulteriore passo verso l'appuntamento in rosa del prossimo mese di maggio, a Rivarolo Canavese con il Grande Sport.